La mia sveglia è sempre l'alba. Per ora voi non saprete sicuramente a che ora è l'alba. Io lo so. Devi mettere che io mi alzo all'alba fino alla notte e sto in giro. Non è come prima, quando è primavera. Io mi ricordo un mese di maggio, ragazzo, belle piogge, che gli animali, le mucche facevano il latte, l'erba tenera. Ora invece no, un clima da schifo. Fino a ieri 30 gradi, oggi freddo. A dicembre potevamo andare a mare, siccità, cioè un clima bruttissimo. La mia relazione con Serra Vernere ha una vita che siamo qua, che ci rispettiamo, che ci aiutiamo a vicenda. Comunque questo posto è sempre bellissimo, era bello prima e è bello pure ora. Più natura c'è, meglio è secondo me. La natura è tutto, capito? Siamo a Serra Guarneri, che è un centro di educazione ambientale che c'è sulle Madonie, fra Cefalù e Castelbuono. Questo posto esiste da 37 anni. Ci sono arrivati i miei genitori nell'82 e piano piano sono andati costruendo tutto quello che ci circonda. E poi hanno fondato la cooperativa che adesso gestisce il posto, che si chiama Palmanana. Verso la fine degli anni Ottanta, una famiglia, un gruppo di persone hanno riscoperto Serra Guarneri e lo hanno pian piano, in quasi 20 anni di lavoro, ristrutturato e riportato, no, all'antica bellezza, all'antico splendore. Quando è stato il momento di decidere cosa fare di questo posto, visto che ci trovavamo all'interno di un'area che nel frattempo era diventata parte del parco regionale delle Madonie, allora si scelse di farne un luogo dove si potesse in qualche modo educare i giovani, i bambini e le future generazioni a vivere un rapporto armonioso con la natura. La mia vocazione era quella di fare l'educatore e l'ho fatto. Mi ero formato tramite la Palmanana per diventarlo. Poi a un certo punto la cooperativa mi ha chiesto se volevo realmente fare di questo il mio mestiere finale, e io ho detto di sì. 6 mesi dopo essermi trasferito, io e la mia compagna abbiamo scoperto di aspettare un bimbo, e quindi immaginate la follia di ricostruire tutto in maniera immediata. Ovviamente qual è l'obiettivo? Facciamo educazione ambientale, noi siamo educatori ambientali, quindi il nostro obiettivo è principalmente quello di fornire, o più che altro di scoprire insieme a chi viene qui a Guarneri un nuovo punto di vista, un diverso modo di vedere il mondo, un approccio in cui l'uomo non è al vertice della piramide evolutiva, ma fa parte di un tutto che è la natura. Poi chiaramente il nostro bacino di utenza è prevalentemente quello che riguarda la provincia di Palermo, però diciamo lavoriamo ovviamente con realtà che riguardano tutto il territorio. E chiaramente l'urbanizzazione comporta il fatto che vengono distrutti posti come questo per buttarci sopra cemento e quindi chiaramente il nostro obiettivo principale è quello di salvaguardare posti come questo. Ultimamente si è tornato violentemente a parlare di cambiamenti climatici, soprattutto qui in Sicilia, della crisi idrica di quest'inverno. Nessuno si preoccupava durante i giorni al mare a dicembre o a gennaio, con i 26, 24 gradi, 28 gradi che abbiamo avuto. La preoccupazione arrivava soltanto nel momento in cui i telegiornali e i media nazionali iniziavano a parlare del problema siccità a Palermo. A sua volta causata dalla gravissima siccità che si protrae ormai da 3 inverni. Uno dei più grandi bacini di irrigazione della città di Palermo, che è arrivato a toccare il minimo storico nel mese di gennaio, periodo tendenzialmente di piogge e di abbondanza d'acqua. L'amministrazione comunale deve iniziare a ragionare su un'ipotesi di razionamento dell'acqua e delle risorse idriche. Ripeto, già a gennaio la Sicilia l'estate arde, non vede acqua per mesi. Questo è un po' un problema. E di farsi carico del problema chiedendo al governo nazionale la dichiarazione dello stato di emergenza.
So Serra Guarneri is the main base of Palmanana, but there is loads of other natural reservoirs in Sicily where we're building schools. You have to be prepared to the fact that Serra Guarneri was and is an open place, a place where people come to share. Mainly we work with minors and children, and they can come either with their schools, so a whole class from school, they come for the school holiday, or with weekends and days we organize for adults and families. We do this kind of walks in most of the natural reservoirs in Sicily, but the point of view we try to transmit to the group is not only the scientific one, but what we try to put an emphasis on is the role and the meaning that nature and plants and the different trees had in societies. Loads of cultures believe that these trees hosted witches. And before taking the cork, of course not industrially, people would come here with a basket full of food and gifts for the witches of the tree and just leave them under it, then come back the day after, and if the basket was empty, it means that they could extract the cork. So again, you know, what a strong relationship there could be between man and nature, to the point of going to make a work and then stop it because the witch didn't like the gift. Those are examples of different kind of narratives that we give during our walks. Then we start to exit the comfort zone. Really feel the environment, no? Also with those parts of your body that we try to hide from the surrounding. Qualche secolo fa un signore di nome Socrate inventò un metodo che era quello legato al tirare fuori la conoscenza dai propri interlocutori. Il mio ruolo è quello di tirare fuori da te la verità in qualche modo, la conoscenza. Invece di fermarmi accanto a un albero e dirti il nome scientifico, lo guardiamo insieme, lo tocchiamo, lo annusiamo, la conoscenza avviene in maniera molto più diretta, quindi cerchiamo di lavorare molto sul cambiamento della testa e degli stili di vita. Because I believe that the sense of respect is the base, and then if you find it in yourself, you can apply it to the environment that you have around yourself, or you can apply it to other people. Then it's more likely that if you care about something, you protect it. È chiaro che adesso l'idea è entrata nella mente di tutti. Adesso l'educazione ambientale è entrata nei programmi ministeriali. Ma il gap fra le risorse impiegate e l'attenzione è quello che c'è realmente da fare. È così ormai grande, siamo un po' pessimisti. It's a nice weather for the last day of winter. It's been very sunny and warm with a couple of weeks of heavy cold, and that just confuses nature and humans. C'è una cosa che impari lavorando come educatore ambientale è che la natura ha i suoi ritmi, i suoi tempi. Noi diciamo che marzo è pazzo, è il mese pazzo, quindi in Sicilia soprattutto ogni goccia di pioggia è utile.
La gente inizia a rispondere nel momento in cui arriva la crisi, no? Come parlavo poc'anzi della crisi idrica di quest'inverno, finché il problema, la crisi non ci tocca in maniera diretta e quindi aprendo il rubinetto non troviamo l'acqua, lì è un problema. È quello, tutto ritorna lì, non abbiamo una cultura dell'ambiente. Ci lavoriamo molto con le fasce più giovani, non crediamo che gli adulti non possano cambiare idea, ma crediamo che con i bimbi e con i ragazzi sia più facile e soprattutto sappiamo che è loro il mondo che dovranno costruire, dovremmo permettergli di trovare il mondo in condizioni minime di sopravvivenza, così come l'abbiamo trovato noi. Alle volte questi tentativi sono frustrati dalla realtà, però si riesce e i miei figli sono felici, sono due bambini sani, forti, non si spaventano di nulla, io sono felice che loro crescano così, va bene. Vanno a scuola ogni giorno, quindi hanno un contatto con l'umanità e col mondo. E quindi l'equilibrio è per noi è perfetto. Urbanization and human impact goes much faster than the job of those who try to protect the bits of environment that are left uncontaminated. The good thing is that connections help to join the forces in the struggle towards the protection of the environment. The idea of transition puts the emphasis on the effort, on the path, not on the result. Il sogno è sicuramente che questo posto continui a vivere e continui a crescere come ha fatto fino ad ora. E la speranza ovviamente è che tutto quello che c'è intorno a noi rimanga tale e non troppo alterato appunto dalla presenza dell'uomo. In questi anni, per fortuna, nelle Amazzonie e in generale in Sicilia si sta vivendo una primavera dell'attività di educazione ambientale, è un ritorno alla campagna e alle attività agricole, notevole anche da parte dei giovani. Una nuova energia che magari un giorno porterà a una concreta rivoluzione. Forse mio figlio sarà coinvolto nella rivoluzione, speriamo. Ma magari anch'io, tra 20 anni, sì, ce la posso fare.